In questa videoguida vedremo come utilizzare alcune importanti funzionalità del Report Editor, ovvero i gruppi di stampa e l'unione dei modelli di stampa. Il Report Editor di Ready Pro, accessibile dal menu Utilità, è un potente strumento che permette in maniera facile e intuitiva la personalizzazione di tutti i moduli di stampa dei documenti generati dalle varie procedure. Oltre che visualizzare e stampare singoli moduli, Ready Pro consente anche di stampare più moduli contemporaneamente con una sola opzione, oppure concatenare più modelli di stampa in un unico modello. La funzionalità Gruppi di stampa consente di stampare diversi moduli con una sola opzione, ed è utile, ad esempio, per stampare un DDT seguito immediatamente dalle etichette sovraccollo. Per creare un gruppo di stampa è sufficiente scegliere dall'elenco la procedura all'interno della quale si desidera creare il nuovo gruppo di stampa, per esempio documenti di trasporto. Procediamo cliccando sul pulsante Nuovo e selezioniamo poi l'opzione Gruppo di modelli. Andiamo poi ad inserire una descrizione per il nuovo gruppo di stampa. Una volta creato il nuovo gruppo, non si deve far altro che inserire i vari moduli che saranno stampati in sequenza tramite il pulsante Aggiungi. Per esempio, possiamo aggiungere prima il modulo di stampa standard del documento di trasporto e poi a seguire il modulo con le etichette sovraccollo. E ancora, possiamo scegliere di inviare la copia del documento di trasporto via email al cliente come allegato PDF. In questo caso, occorre variare la destinazione della stampa che, anziché quella predefinita su stampante, sarà quindi invia email. Allo stesso modo è possibile variare la destinazione di stampa degli altri moduli. Ad esempio, selezioniamo la destinazione prima di stampare per il modulo delle etichette sovraccollo, mentre invece quella predefinita per i documenti di trasporto senza conferma di stampa. Infine, possiamo scegliere di modificare il numero di copie da stampare per ogni modello. Ad esempio, impostiamo 3 copie per il documento di trasporto. Con i tasti freccia posti a lato dell'elenco, possiamo comunque scegliere di modificare l'ordine dell'esecuzione di stampa dei modelli. Proviamo ora a vedere come funziona il nostro gruppo di stampa appena preparato. Selezioniamo un documento di trasporto dall'elenco ed avviamo la funzione di stampa. Tra i vari formati troviamo anche il gruppo di stampa che abbiamo configurato e, selezionandolo, si avviano in sequenza tutti i comandi di stampa impostati. Inizialmente verranno stampate le 3 copie del documento di trasporto sulla stampante predefinita senza richiedere conferma. Dopodiché viene eseguito l'invio del modulo via email dopo aver compilato l'oggetto e il testo del messaggio. Infine verranno stampate le etichette sovraccollo che, come abbiamo impostato, richiederanno la conferma manuale dell'avvio della stampa, con la possibilità quindi di cambiare anche tipo di stampante. Seguendo i passaggi appena visti in questo esempio, è possibile creare diversi gruppi di stampa sulla medesima procedura e in tutte le altre procedure di Ready Pro. La funzionalità di unione modelli del Report Editor consente di concatenare più modelli di stampa in un unico modello.
Ad esempio, potremmo avere l'esigenza di ottenere un report che prevede un preventivo seguito da un modulo con le condizioni di vendita. Per unire dei modelli possiamo creare un nuovo modello selezionando poi la tipologia Unione di modelli ed inserendo una descrizione. Come possiamo notare, su questo particolare modello di tipo Unione non abbiamo la possibilità di aggiungere i normali elementi di testo, immagini, eccetera, come nel corpo dei modelli generici, ma abbiamo a disposizione la sola funzione di Unione Report. Cliccando sul pulsante Aggiungi, possiamo selezionare uno o più modelli preesistenti, scegliendo tra i modelli specifici della procedura o tra i modelli generici. Nel nostro caso aggiungiamo il modulo di stampa preventivo e quello delle condizioni di vendita. Se clicchiamo sul pulsante Anteprima, possiamo visualizzare la prima pagina del modulo Unione, che mostrerà lo schema del preventivo. Cliccando sul simbolo di avanzamento pagina, possiamo vedere anche il secondo modello inserito di seguito al primo. All'occorrenza, possiamo anche modificare l'ordinamento dei modelli nel caso l'inserimento non fosse stato fatto nell'ordine in cui deve avvenire la stampa. Una volta terminata la creazione del modello di Unione, possiamo vederlo ora disponibile tra le opzioni di stampa dei preventivi e quando viene selezionato vediamo il risultato finale scorrendo l'anteprima di stampa.